gentili telespettatori, dei protagonisti, questa sera abbiamo incontrato una personalità culturale trasversale che ammiro molto per la sua forza interiore, per la sua autoironia, una vera leader, attivista dei diritti di tutti coloro che non sono eterosessuali. Sto parlando della transgender Vladimir Luxuria. Allora, che rimpianto ti ha donato, ecco, il fatto di non essere scelto come inviato all'Isola dei Famosi? Tu che l'hai vinta la sesta edizione. Ma guarda, qualità di inviato, diciamo. Io ho la fortuna di fare tante cose nella vita. Quest'anno sono state fatte delle scelte diverse. Stimo molto la conduttrice Alessia Marcuzzi, con la quale ho condiviso un'esperienza televisiva al Grande Fratello, una persona dotata di una grande umanità. Conosco Mara Venier, che è una persona simpaticissima, che farà da opinionista. Signorini è stata la persona con cui mi sono consultata quando mi hanno presa come opinionista al Grande Fratello, per cui davvero non c'è nessun rimpianto. Credo che ci siano delle fasi nella vita in cui a un certo punto si fanno anche altre scelte e altre cose. E poi lo stesso Alfonso ha detto: non bisogna crogiolarsi nel male, vista la malattia che hai avuto, che è riuscita a debellare, no? E oggi la vita la vede in maniera molto diversa. Consiglierei a tutti di farsi ogni tanto un viaggio o in un paese del terzo mondo per vedere la fame, per vedere situazioni di grande difficoltà, poi anche in un carcere se si ha la possibilità, in un ospedale, perché a volte noi ci facciamo delle paranoie su delle stupidaggini e ogni tanto vale davvero la pena andare a vedere le cose più importanti. Ti rievoco due persone a te molto simpatiche, di cui una sarà ospite proprio domani qua in questi saloni del wedding, Belen Rodriguez. Intanto voglio dire a Belen Rodriguez che la farfalla non ce l'ha solo lei, perché io me la sono messa al dito, anzi questa sarà la mia fede nuziale quando mi sposerò. Ma a parte questo, guarda che io sì, con Belen ci ho litigato, abbiamo ogni tanto le nostre punti di vista, no? Nostri punti di vista, voglio dire, non è che bisogna andare per forza d'accordo con tutti, dopodiché a ognuno ha la sua strada. Però devo dire che i meccanismi televisivi li ha presi molto rapidamente. Beh, lei. Sì, credo che sia una ragazza di una bellezza talmente sconvolgente che lei, pure se non parla, pure se non si muove, pure se non fa nulla, comunque fa qualcosa. Un'altra seconda persona a te molto simpatica, Putin, no? Ma Putin, guarda, lasciamolo perdere, Putin, veramente. Adesso ha fatto, tra le varie stupidaggini, ha fatto una legge per cui in Russia le persone transessuali non possono guidare le macchine. Quindi in Arabia Saudita le donne non possono guidare le macchine, in Russia le trans non possono guidare le macchine. Io vieterei a certe persone di guidare i paesi come lui. Volevo dire che essere vicino al Buddha, al buddismo, ti parlo, ti ha aiutato molto a trovare un equilibrio con la tua stessa dimensione, non solo emotiva, anche fisica. Io ho praticato il buddismo per tanti anni, ma da circa un anno mi sono riavvicinata alla fede cattolica per vari motivi. Per questo nuovo Papa, per la morte di Don Gallo, che era un sacerdote al quale ero molto legata, e per il mio culto per la Madonna di Montevergine, dove ritornerò alla Candelora anche questo 2 febbraio. Hai lanciato una sfida al leader di Lega Nord, Matteo Salvini, il suo petto villoso ti ha fatto partire l'ormone. No, ma io ho detto semplicemente una cosa, cioè con lui che non condivido nulla di quello che dice, però quando si è fatto fotografare, visto che tutti dicevano, ho detto beh, almeno uno un po' cicciottello, peloso, che si fa fotografare, visto che la maggior parte delle persone sembra che ormai i peli bisogna ritrovarli al WWF, che sono scomparsi, lasciate depilare solo noi donne, dai. Al Colle come lo vedresti Berlusconi? So che tu l'hai conosciuto pochi mesi fa, no? Non credo che Berlusconi sia la persona adatta per il Colle. In ultimo, si demonizza tanto questa città che è Napoli, no? Ricordiamo che un po' tutte le città metropolitane sono invivibili, ecco, mi ricordo anche tu sei stata rapinata dai Rom a Milano, se non erro, no? Hai avuto questo sorta di episodio spiacevole. Come dire, guardiamo anche l'eccidio parigino, l'integrazione si fa sempre fatica ad accettare, è una questione di cultura, di educazione, anche spirituale. Bisogna imparare a convivere con le proprie
differenze e non bisogna lasciarsi avvelenare dalla cattiveria altrui, cioè non bisogna pensare che se ci sono degli integralisti allora noi dobbiamo diventare integralisti come loro e vietare per esempio la costruzione di moschee dove questa gente deve avere il diritto di pregare. Bisogna distinguere tra persone che hanno il diritto alla fede, il diritto di scegliere la propria religione, rispetto ai terroristi, quelli sì, assolutamente da condannare, da cercare, da chiudere in cella e da non far uscire più, secondo me. La trasmissione ai protagonisti, col tuo stile, guardando in camera la trasmissione. Allora un saluto ai protagonisti che ricordate siete voi. Grazie cara. Grazie.